Un programma in collaborazione con Agriforno La Spiga. Pane, pasta fresca, biscotti, pasticceria, pizze salate e tanto altro. Vi aspettiamo a San Gregorio e Rocca di Cambio. Prossimamente in un nuovo punto vendita. A San Nicolò di Teramo vi aspetta Di Sante Mobili, il passato, il presente ed il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Se non hai visto Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Bentornati all'appuntamento con Chef in Cucina. Oggi torna un ospite veramente attesissimo e speciale nella nostra trasmissione. Io ve l'avevo promesso ed è tornato insieme a noi il nostro Francesco D'Alessandro di Fatto e Mangiato. Francesco, bentornato. Grazie, rieccomi qua. Che piacere ritrovarti. Oramai sei di casa. Sono di casa ormai. Sì, assolutamente sì. La ricetta della scorsa volta ci è piaciuta veramente tanto, anzi approfitto per ricordare ai nostri telespettatori, laddove avessero perso la prima puntata in compagnia del nostro Francesco, di andare su YouTube e rivedere questa puntata che è stata veramente bellissima. Tra l'altro io ho assaggiato questi spaghetti con alici e arancia, ma che te lo dica a fare, spettacolo, buonissimi. Infatti, di solito poi ovviamente non assaggiavi, di solito non assaggio, però insomma ha voluto fare l'eccezione. Esatto, mi ha proprio incuriosito quella ricetta e poi quella di oggi. Una ricetta bella leggera perfetta perché la bella stagione si avvicina e giustamente il nostro Francesco che fa, non poteva non pensare a chi inizia una bella dieta con delle ottime salsicce alla birra rossa, quindi senza olio, e poi alla fine una leggera smielatura, un po' di miele sopra per ammorbidire il piatto. Comunque fammi dire qualcosa che giustifica questa ricetta, perché in realtà comunque tutto sommato non andiamo ad aggiungere altri grassi, anche se abbiamo il grasso delle salsicce. È una ricetta proteica, dai, non ci sono i carboidrati, quindi perfetta anche per chi vuole fare la dieta, no? Sì. Ce la cantiamo e ce la suoniamo come ci pare. Sì, come ci pare. Allora, iniziamo a buttare le salsicce. Io preferisco tagliarle a metà così si cuociono meglio, non aprirle a metà ma tagliarle. Quanto sono buone le salsicce. Tac. Comunque questo abbinamento con la birra rossa mi intriga e non poco. Me la consiglia, allora, qualche mese fa andavo in giro, quella, sì, ho incontrato un chiosco che vendevano birra artigianale. Buona. E allora io mi sono messo a raccontare, ho detto del mio blog, quella. Fatto, ma con la birra rossa, ho detto con la birra si può cucinare, e loro mi fanno certo, le salsicce. E loro mi hanno consigliato proprio salsiccia e birra rossa, non bionda, rossa. Birra rossa, tra l'altro la mia preferita, sai? Sì, birra rossa? Assolutamente sì. Poi tu sai che comunque in Abruzzo abbiamo la fortuna di avere tanti birrifici artigianali. Se ne parla poco perché in realtà siamo molto famosi per il vino o anche per l'olio extravergine d'oliva, ma in realtà stanno nascendo, ne sono nati veramente tanti negli ultimi anni, birrifici artigianali, perché non ci manca niente. Vero. Abbiamo tutto ciò che serve, un'acqua buonissima, strepitosa, quindi siamo bravi anche a fare la birra, Francesco. Anche la birra. E poi utilizzarla per cucinare, beh, è una cosa che non si vede tanto spesso. No. Ma che invece secondo me dà dei risultati veramente interessanti in cucina. Tu già l'hai provata questa ricetta? Sì, questa già l'ho provata. Però senza miele, sinceramente. Senza miele. Invece il miele secondo me sta molto bene con la carne di maiale. Allora, quindi mo inizia a rosolare un po' la salsiccia e noi buttiamo la birra rossa. Anche questa è una ricetta che si fa in poco tempo, giusto? Sì, ancora 10 minuti, pure di meno. Anche perché io le salsicce, penso come tutti gli abruzzesi, come tutti gli appassionati di cucina, a me piacciono arrosto. Ma se non abbiamo la brace, questa può essere veramente una validissima alternativa da preparare anche all'ultimo momento, perché ecco, noi stiamo cucinando in 10 minuti, che sono i 10 minuti della nostra puntata. Ah, certo. Quindi in 10 minuti preparate una cenetta perfetta, anche se insomma, abbiamo degli ospiti. Certo. Mentre le nostre salsicce giungono a cottura, facciamoci una chiacchierata. Questa passione per la cucina, per chi non avesse seguito la prima puntata, com'è nata? Quanto ti piace cucinare? È nata dalla necessità più che altro, perché come sono andato a vivere da solo, ho dovuto
attrezzarmi, ho dovuto comprare una cucina accessibile. Sì, però un conto è cucinare perché devi mangiare, un conto è aprire un blog fatto e mangiato, andatelo a visitare perché vi fate un sacco di risate, perché il nostro Francesco poi è molto irriverente e vi regala anche un po' di spensieratezza, sì, qualche sorriso, perché insomma il cibo secondo me deve anche collegarsi bene con quest'altro aspetto. Ma sì, uno si deve distrarre in cucina, si deve, deve divertire, stare bene, poi è un modo per far cucinare anche persone sedute. Io addirittura ho fatto un video con una persona cieca. Dai! Ho cucinato con un cieco. Veramente? Sì, dove lo possiamo trovare questo video? Su Facebook, più che altro anche su Instagram. Fatto e mangiato. Quindi scusa, come hai fatto a far cucinare una persona non vedente? Sono curiosa. Tra l'altro è la prima volta che cucinavo, lui ci è rimasto felicissimo perché era la prima volta che cucinavo. Ho fatto cucinare una matriciana. Poi abbiamo dovuto improvvisare, quindi ho dovuto mettere sul piano dei sassolini di riconoscimento. Ma dai. Ci siamo arrangiati, alla fine ce l'abbiamo fatta. Cioè, che spettacolo! Poi cucino spesso con un amico che saluto, Simone, un ragazzo che ha la sindrome di Down, ma è il top del top. Cucino spesso con lui. Ma poi anche con amici. Io penso che la cucina debba essere inclusiva al 100%. Totale. Assolutamente, perché il cibo è vita e la vita è di tutti, Francesco. È così. È così. E poi secondo me la cucina riesce anche a darci quello stimolo in più. Non lo so, per me c'ha anche un valore terapeutico. Ma sì, perché tutti escono la sera, vanno a cena. C'è l'appuntamento con una ragazza, a cena. Il cibo è al centro. Assolutamente sì, ma tu che fai invece? Tu cucini per i tuoi amici, di la verità. I tuoi amici per me, per tutti. Perché... Sono fortunati i tuoi amici, perché tu praticamente, visto che ti piace cucinare, sono certa che cos'è che fa Francesco, stasera non usciamo, pensaci si tu. Si cucina. Succede, di la verità. Succede. Insomma, a che punto stanno Jennifer qui le salsicce? Che dici? Tu lo sai, sei tu il cuoco. Ci siamo, belle, si sono. Secondo me non manca, tanto però un altro pochino devono fare. Un'altra domandina per te, il tuo piatto preferito. Il mio piatto preferito? Il mio piatto preferito. Tu dici, ma se lo chiedono a me, io dico, è solo uno, un po' poco. Ci sono diversi i piatti preferiti. Vabbè, uno che mi viene in mente. Sì. Che poi so cucinare pure bene. La classica calamarata. Calamari li adoro. Il top. Vabbè. I calamari. Grande. Col sugo. La calamarata. Poi vabbè, che ne so, una carbonara, sì che... Non è proprio nostra la carbonara, però è un grande classico. È un classicone. È un classicone. Il timballo pure è buono, mi piace assai. Insomma, i gusti proprio... Ma la calamarata sta un gradino sopra tutti. Come non essere d'accordo con te. E gli arrosticini ti piacciono? Sì, ma sì. Senti, invece, e per quanto riguarda i vini, hai qualche preferenza, senza dire i nomi, però i vini, la tipologia che più ti piace? Guarda, essendo stato, cioè ho vissuto diversi anni in Veneto, spero che non si arrabbiano i telespettatori abruzzesi. Ma no! Mi piacciono un po' più i vini del nord. Me l'ho detto che era irriverente, me l'avevo detto. Un Cabernet, un Merlot... Li preferisco. Vabbè, dobbiamo comunque, noi l'Abruzzo lo sappiamo, siamo bravi, i nostri vini sono eccezionali, però ovviamente c'è chi sa fare anche meglio, ma è giusto che sia così e che magari diventi anche fonte di ispirazione. Cioè, mi piacciono anche i vini abruzzesi, però... Ma certo, assolutamente. Poi, de gustibus, lo dicevano gli antichi latini, esatto. Non disputandum est. Esatto. Di noi li rispettiamo tutti. Che adoro il vino un po' più beverino, ecco. Un po' più leggero. I nostri sono di sostanza, sono un po' belli, troppo corposi. Belli corposi come noi, però. Esatto. È vero? Come ci troviamo, Francesco? Guarda, fra pochissimo possiamo smielare. Io penso che siamo arrivati al punto in cui possiamo mettere il miele. Che profumino arriva. Questo è un altro secondo che ti copierò. Secondo me ai miei figli piacerà tanto. Allora, il miele verso la fine. Mille fiori, semplice. Prendiamo un cucchiaio. Iniziamo a mettercelo sopra, così. Che bel abbraccio. Tac. Fate proprio un abbraccio. Che bel abbraccio. Tac. Ok, ora gli diamo un'altra sbiciucata. Esatto. Un'altra mescolata, perdonateci che ogni tanto. Tac. Un'altra mescolata e diciamo che praticamente, cioè ci siamo. Ci siamo? Secondo me ci siamo.
Le nostre salsicce nappate con il miele cucinate nella birra rossa sono cotte a puntino. Francesco, che profumino che arriva! Eh sì, confermo. Che facciamo adesso? Che fai? Il momento più importante, più bello, l'assaggio. Vai, io ti osservo. L'assaggio, rapita. Tu non assaggi. Vai, vai io. Tu, questa volta vai da solo. Vai. Assaggiamo. Dovrebbero essere cotte. Vabbè, assaggiamo. Diamo una soffiata. Sono cotte? Sono buone secondo me. Eh? Grazie al nostro spettacolari. Francesco. Il miele ci sta da Dio. È vero, spinge proprio. Perfetto, il miele è buonissimo, veramente buono. Poi con la birra rossa ci sta, ci sta. Ti avevo detto che con la carne di maiale stava bene. Ci sta. Ciao. Beh, che dire, io ti ringrazio Francesco per questa ricetta. Ringrazio come sempre tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Ricordo loro che l'appuntamento con Chef in Cucina è quotidiano. Ricordo loro che possono rivedere tutte le nostre puntate su YouTube, dove c'è la nostra playlist Chef in Cucina Rete 8. Ci andrai anche tu Francesco. Ovviamente. Magari riprenderai qualche classico della tradizione abruzzese e ce lo riproporrai. Perché no? E lo rifaremo insieme. Certo, che volentieri, ne dici? Volentieri, volentieri. Allora, alla prossima. Alla prossima, grazie. Un abbraccio a tutti. Andate a visitare la pagina Fatto e Mangiato, non ve ne dimenticate. Assolutamente. Ciao. Ciao. Un programma in collaborazione con Agriforno La Spiga, pane, pasta fresca, biscotti, pasticceria, pizze salate e tanto altro. Vi aspettiamo a San Gregorio e Rocca di Cambio, prossimamente in un nuovo punto vendita. A San Nicolò di Teramo vi aspetta Di Sante Mobili, il passato, il presente ed il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Se non hai visto Di Sante Mobili, non hai visto tutto.